siamo prontissimi a concedere agli scettici che metà e anche più di questi fenomeni sono solo frodi più o meno astute. Recenti smascheramenti, specialmente di medium a materializzazione, provano fin troppo bene questo fatto. Indubbiamente possiamo aspettarcene degli altri, e questo continuerà finché le prove saranno divenute così perfette e gli spiritisti così ragionevoli da non fornir più possibilità ai medium ed armi agli avversari. Che cosa dovrebbe pensare uno spiritista sensato della natura di angeli guida, i quali, dopo aver monopolizzato, a volte per anni, il tempo, la salute e le risorse di un povero medium, lo abbandonano improvvisamente quando più avrebbe bisogno del loro aiuto? Solo creature senza anima né coscienza si renderebbero colpevoli di una tale ingiustizia. Condizioni? Semplici sofismi. Quale sorta di spiriti dovrebbero essere quelli che, in caso di bisogno, non radunano un esercito di spiriti amici, se ve ne sono, per strappare l'innocente medium dall'abisso che si apre dinanzi ai suoi piedi? Tale cose avvennero nell'antichità e possono avvenire oggi. Vi sono state apparizioni prima dello spiritismo moderno e fenomeni uguali ai nostri sono avvenuti in tutti i secoli passati. Se le manifestazioni moderne sono fatti reali e palpabili, tali devono essere stati i cosiddetti miracoli e le imprese taumaturgiche dell'antichità. E se questi furono solo fantasie superstiziose, tali devono essere i primi perché non sono fondati su migliori testimonianze. Ma in questo sempre più impetuoso torrente di fenomeni occulti che attraversa il mondo da un capo all'altro, sebbene due terzi delle manifestazioni siano spurie, che dire di quelle che sono state dimostrate genuine al di là di ogni dubbio o cavillo? Tra queste si possono trovare comunicazioni provenienti da medium professionisti o no, che sono sublimi e divinamente grandi. Spesso, attraverso bambini o persone semplici ed ignoranti, riceviamo insegnamenti e precetti altamente filosofici, opere poetiche, orazioni ispirate, brani musicali e pitture del tutto degne della reputazione di coloro che se ne pretendono gli autori. Le loro profezie spesso si avverano e i loro consigli morali spesso sono benefici, sebbene più rari. Chi sono questi spiriti? Che cosa sono questi poteri o intelligenze che evidentemente si trovano fuori del medium stesso e costituiscono delle entità per sé? Queste intelligenze meritano tale nome e differiscono come il giorno dalla notte dai fantasmi e dai folletti che si aggirano attorno ai gabinetti per le manifestazioni fisiche. Dobbiamo confessare che la situazione ci appare molto seria. Il controllo che questi spiriti senza principi e menzogneri hanno sui medium diviene sempre più generale. E i perniciosi effetti di un apparente diabolismo si moltiplicano ogni giorno. Alcuni dei migliori medium abbandonano la pubblica tribuna, sottraendosi a questa influenza, e il movimento si volge verso la Chiesa. Ci arrischiamo a predire che, se gli spiritisti non si applicheranno allo studio dell'antica filosofia, così da imparare a distinguere gli spiriti gli uni dagli altri e a difendersi dalle loro specie più basse, fra meno di 25 anni essi si rifugieranno nella Chiesa romana per fuggire a queste guide e a questi controlli che per tanto tempo sono stati loro cari. Già appaiono i segni di questa catastrofe. Ad un recente convegno a Filadelfia è stato seriamente proposto di organizzare una setta di spiritisti cristiani,
Questo perché, essendosi ritirati dalla Chiesa senza nulla apprendere sulla filosofia dei fenomeni o sulla natura dei loro spiriti, si sentono trasportati sul mare dell'incertezza come una nave senza bussola né timone. Non possono sfuggire al dilemma, devono scegliere tra Porfirio e Pio IX. Mentre uomini di vera scienza, come Wallace, Crookes, Bagan, eccetera, credono fermamente nei fenomeni correnti, molti di essi respingono la teoria degli spiriti dei defunti. Di conseguenza, sembra logico pensare che se la Katie King di Londra, l'unico qualche cosa materializzato che il pubblico è costretto più o meno ad accettare per rispetto alla scienza, non è lo spirito di una ex mortale, allora deve essere l'ombra astrale solidificata di qualche fantasma rosacrociano, fantasia della superstizione, o di qualche ancora ignota forza di natura. Comunque, che sia uno spirito benigno o un demone infernale, ha poca importanza, perché se venisse provato che il suo organismo non è materia solida, allora dovrebbe essere uno spirito, un'apparizione, un soffio. È un'intelligenza che agisce fuori del nostro organismo e quindi deve appartenere ad una qualche razza di esseri, sia pure invisibili. Ma di che si tratta? Cos'è questo qualche cosa che pensa e perfino parla, ma tuttavia non è umano? Che è impalpabile e tuttavia non è uno spirito disincarnato? Che simula affetto, passione, rimorso, paura, gioia, pur non sentendo nulla? Che cos'è questa creatura ipocrita che si diverte ad ingannare l'investigatore sincero e si fa beffe dei più sacri sentimenti umani? Perché se non la Katie King di Crookes, altre creature simili hanno fatto tutto questo? Chi può scandagliare il mistero? Solo il vero psicologo. Ed è lì dove potrà andare a cercare i suoi libri di testo, se non sui trascurati scaffali delle biblioteche in cui le opere dei disprezzati ermetisti e teurghi stanno raccogliendo la polvere da tanti anni? Henry Moore, onorato platonico inglese, dice, in risposta ad un attacco portato ai credenti nei fenomeni spirituali e magici da uno scettico del suo tempo di nome Webster, quanto segue. Quanto all'opinione propria della maggior parte dei teologi riformati, che fu il diavolo ad apparire nella forma di Samuele, non merita che disprezzo, perché sebbene non abbia dubbio che in molte di queste apparizioni necromantiche sono spiriti ingannatori e non anime di defunti, quelli che appaiono, sono sicuro che sia apparsa l'anima di Samuele ed ugualmente sicuro che, in altre necromanzie, può trattarsi di quegli spiriti che Porfirio dice capaci di cambiarsi in ogni genere di forme, ora presentandosi come demoni, ora come angeli o dei, ora come anime di trapassati. E confesso che uno spirito di questo genere può avere impersonato Samuele, qualunque cosa Webster dica in contrario, perché i suoi sono argomenti straordinariamente deboli ed impacciati. Quando un filosofo metafisico come Henry Moore dà una testimonianza come questa, possiamo considerare ben sostenuta la nostra ipotesi. Dotti investigatori, tutti molto scettici quanto agli spiriti in generale e agli spiriti dei defunti in particolare, durante gli ultimi 20 anni si sono spremuti il cervello per inventare nuovi nomi per una vecchia cosa. Così per il Crookes e Sergeant Cox si tratta di forza psichica. Il professor Thury di Ginevra la chiama psicode o forza etnica. Il professor Stewart, potere elettrobiologico. Faraday, grande maestro di filosofia sperimentale in fisica, ma a quanto sembra un novellino in psicologia, la definì sdegnosamente azione muscolare inconscia o
cerebrazione inconscia. E cos'altro? Per Sir William Hamilton è pensiero latente. Per il dottor Carpenter è il principio ideomotore, eccetera, eccetera. Tanti scienziati, tanti nomi. Anni fa, il vecchio filosofo tedesco Schopenhauer scartava insieme questa forza e la materia. E il grande antropologo Wallace, dopo la sua conversione, ha evidentemente adottato le idee di lui. La dottrina di Schopenhauer è che l'universo sia solo manifestazione di una volontà. Ogni forza della natura è anche un effetto di volontà, rappresentando un più alto o un più basso grado della sua oggettività. È l'insegnamento di Platone, il quale affermò chiaramente che ogni cosa visibile fu creata e fu evoluta dall'invisibile ed eterna volontà e a sua guisa. Il nostro cielo, e gli dice, fu prodotto secondo l'eterno modello del mondo ideale, contenuto, come ogni altra cosa, nel dodecaedro, il modello geometrico usato dalla divinità. Per Platone, il primo essere è un'emanazione della mente demiurgica, il nous, che contiene dall'eternità l'idea del mondo da crearsi, traendo questa idea da se stesso. Le leggi della natura sono le relazioni stabilite fra questa idea e le forme delle sue manifestazioni, e queste forme, dice Schopenhauer, sono tempo, spazio e causalità. Attraverso il tempo e lo spazio, l'idea varia nelle sue innumerevoli manifestazioni. Queste concezioni sono tutt'altro che nuove e non erano originali neppure per Platone. Ecco quello che leggiamo negli oracoli caldei. Le opere della natura coesistono con la luce intellettuale e spirituale del Padre, perché è l'anima quella che adorna il grande cielo e che l'adorna secondo il Padre. Dice Filone, il quale è accusato a torto di avere tratto la sua filosofia da Platone. Il mondo incorporeo, allora, era già compiuto, avendo la sua sede nella ragione divina. Nella teogonia di Moco troviamo prima l'etere e poi l'aria, i due principi dai quali nasce Ulom, il dio intelligibile, non tos, l'universo visibile della materia. Negli inni orfici, l'eros fanes evolve dall'uovo spirituale fecondato dai venti eterici, perché il vento è lo spirito di Dio, che è detto muovere nell'etere, sfiorando il caos, l'idea divina. Nel Katakopanishad indù, Purusha, lo spirito divino, precede già la materia originale e dalla loro unione nasce la grande anima del mondo, Mahatma, Brahm, lo spirito della vita. Questi ultimi appellativi sono identici ad anima universale o anima mundi o luce astrale dei teurghi e dei cabalisti. Pitagora trasse le sue dottrine dai santuari orientali e Platone le compilò per le menti non iniziate in forma più intelligibile dei misteriosi numeri del sapiente, le cui dottrine egli aveva pienamente accolto. Così il cosmo, per Platone, è il figlio che ha per padre e madre il pensiero divino e la materia. Gli egiziani, dice Dunlap, distinguono un oro più vecchio ed uno più giovane. Il primo, il più vecchio, è il fratello di Osiride. Il secondo, il più giovane, il figlio di Osiride e di Iside.
Il primo è l'idea del mondo rimasta nella mente del demiurgo, nato nelle tenebre prima della creazione del mondo. Il secondo oro è questa idea che esce dal logos e si riveste di materia assumendo un'esistenza effettiva. Gli oracoli caldei dicono: il dio del mondo, eterno, infinito, giovane e vecchio, di forma sinuosa. Questa forma sinuosa è una figura per esprimere il moto vibratorio della luce astrale, con cui gli antichi sacerdoti erano perfettamente familiari, sebbene avessero dell'etere un'opinione diversa da quella degli scienziati moderni, perché essi ponevano nell'etere l'idea eterna che pervade l'universo o la volontà che diviene forza e crea o organizza la materia.